Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova rubrica. Molti di voi mi avete chiesto come mai ogni tanto durante i video mi fermo e dico faccio respirare un po' Fury o il mezzo a seconda dei video. Allora, praticamente tutte le macchine, chi più chi meno, ma specialmente i Wrangler, hanno un piccolo problema di surriscaldamento, specialmente quando iniziate a fare tante salite. Specialmente su asfalto, perché l'asfalto vi porta a andare magari un po' più veloci, a tirare un pochettino la macchina, tendenzialmente sale un po' la temperatura. Adesso voglio darvi qualche piccolo consiglio, che potete benissimo anche trovare su Google, per carità, però magari nei miei video ci viene più semplice parlarne. Allora, prima di tutto bisogna capire come mai la nostra macchina comunque scalda. In questo caso qua, il pesantore, la tenda sopra. Anche gli anni che ha, perché nel 2013 ha 213.000 km, perciò ci vuole anche questo, bisogna capire anche questo: più il mezzo è vecchio, più tendenzialmente può surriscaldarsi. Poi, un'altra cosa molto importante, la pulizia dei radiatori. C'è un mio video precedente dove io faccio vedere una pulizia molto approssimativa, ma comunque a me ogni anno salva dal surriscaldamento, dove tolgo il mascherone, prendo, lavo con dei prodotti e sgrasso, diciamo, i radiatori, e non avete idea di quanto schifo viene giù. Perciò, se avete anche radiatori intuppati, che non vuol dire per forza che dovete fare sterrati, magari, che ne so, avete una macchina di 10 anni, fate autostrada tutti i giorni, moscerini, polvere che c'è in autostrada, si è incastrata dentro, fa tappo. E di conseguenza, magari anche solo con la pioggia, una cosa o l'altra, non è che la pioggia vi lava, però magari fa, come si può dire, sporcizia e chiude le lamelle una con l'altra e l'aria non passa più dentro e di conseguenza il radiatore non si raffredda più. Poi, tanta gente migliora i radiatori, tanta gente fa delle prese d'aria sui cofani. Sui Wrangler c'è tanta gente che mette una presa d'aria, si chiama Poison Spider. Andate a vederla su internet, se riesco a trovare vi lascio il link sotto. Che probabilmente voi la poggiate sopra, prendete le misure, l'alzate, tagliate, richiudete e quella serve per ricircolare l'aria dentro. Cosa secondo me molto furba, cosa che non escludo che farò in futuro, perché comunque viaggiando una cosa e l'altra, anche nell'uso quotidiano, serve. Un consiglio. Io vedo tanta gente, ma non solo nel mondo di fuoristrada, anche tanta gente sui vari piazzali di montagna, una cosa o l'altra. Tutti noi arriviamo su con la macchina un po' più calda, un po' meno calda, nel senso che se avete magari una macchina sportiva la tirate, se avete una macchina come questa andate su pian pianino, ma comunque scalda. Arrivate sui piazzali e spegnete la macchina. No. E ve lo dice uno che ha imparato questa lezione qua quando ho svuotato mezza vaschetta al radiatore di questa. Perché giornata in cui ero all'Egrotto, sono andato su al Col dell'Is, che magari qualcuno di voi conosce, perciò strada di montagna con delle pendenze, non dico importanti, ma comunque tutte in pendenza. Arrivo su bello bello fresco fresco, come un babbo, spengo. A un certo punto sento bollire la macchina, l'ho riaccesa, guardo, c'avevo metà vaschetta, perché l'ho svuotata tutta. Così rischiamo di fare danni, così rischiamo di bruciare la guarnizione della testa, così rischiamo di rimanere a piedi. Perciò arrivate sul piazzale. Se la macchina è in temperatura, nel suo range, con la sua stanghettina più o meno a metà, o se avete il cruscotto digitale più o meno a metà, boh, lasciate un attimo 2 o 3 minuti, poi sentite le ventole. Se le ventole sono attaccate, anche se sembra comunque che bene o male è a temperatura, lasciatela girare comunque 5 minuti. Invece io vedo gente arrivare su macchine bollenti, tung e spegnete. No, consiglio mio, quando arrivate su, specialmente con macchine surriscaldate, vabbè, se siete sul rosso mi preoccuperei molto di più, ma se siete un pochettino più in su come questa, quando magari ho fatto quel giro lì col mio socio, che siamo arrivati su con tutte e due le macchine un po' più caldine, prendete. Semplice semplice. Vi fermate, lasciate la macchina accesa, girate l'aria calda, cioè il monettino del che regola aria fredda, aria calda, tutta sul caldo. Girate l'aria calda sul vetro e mettete come doveste spannare il vetro in inverno, perciò al massimo. Sentirete che le ventole prima di tutto si attaccano ancora più forti perché voi avete richiesto aria calda e quello serve per scambiare l'aria calda da dentro al cofano all'abitacolo, perciò ci saranno delle ventole qua davanti dei radiatori che tirano aria in dentro e in più la vostra ventola dell'abitacolo che prende l'aria calda da dentro e la tira dentro l'abitacolo.
Voi mi direte, ma l'estate fa caldo, avete ragione, perfettamente ragione, ma meglio avere un po' caldo e portare a casa al mezzo che avere fresco e piantarvi da qualche parte. Questo serve anche se siete, tra virgolette, surriscaldati anche durante una salita. State andando a Sestri, vi si scurriscalda, scusatemi, si scurriscalda la macchina e non volete fermarvi perché magari c'è coda, magari non avete fretta per X motivi. Stessa identica cosa, manettina dell'aria sul massimo del caldo e aria sul vetro davanti. Aria sul vetro davanti solo perché dà meno fastidio, perché se la mettete ai piedi è uguale, mettete addosso è uguale. Ma con questo semplice trucchetto, che magari chi ha qualche annetto più di me se lo ricorda sulle vecchie macchine, che ne so, mio padre aveva la Prisma, adesso il Coupé, sulle vecchie macchine si usava. Tendenzialmente le macchine hanno sempre surriscaldato, poi quelle più moderne hanno meno problemi, quelle un po' più vecchiotte hanno qualche problema in più. Ma questo trucchetto qua vi salva veramente la guarnizione della testa, vi salva veramente da problemi gravi e di lasciare magari di rischiare di lasciare la macchina in giro. Anche se avete una macchina sportiva, che dite, vai, io vado a farmi il giro, ho la mia, che ne so, 124 Abarth, mi è venuto in mente questo. Andate su, si surriscalda un po', mentre andate su, tirate giù i finestrini, staccate il clima. Perché l'aria calda senza clima, perché se no è ancora peggio. Col clima attaccate il compressore dentro, il motore fa ancora più fatica e scalda ancora di più. Perciò senza clima, tirate giù i finestrini, tirate l'aria calda, magari non per forza al massimo, giusto per far regolare un pochettino la temperatura del motore. Una volta che fate tutto questo, quando tornate a casa, una controllatina dategliela. Portatela al meccanico di fiducia, provatela a lavare i radiatori. Guardate il livello della vaschetta, perché il livello della vaschetta è essenziale. Datela un'occhiata, perché comunque tendenzialmente le macchine non dovrebbero mai surriscaldarsi. Poi si surriscaldano, come tutti noi sappiamo. Però se va veramente tanto su di temperatura, un'occhiata datela, consiglio mio. Io l'ho fatta con questa, un'occhiatina gliel'ho data. Avevo i radiatori sporchi e infatti da quando ho lavato i radiatori ho risolto il problema. Buon ragazzi, spero che in questa montagna cascata di parole che vi ho detto, magari qualcosa avete capito e qualcosa possa darvi una mano in situazioni in cui magari il vostro mezzo è bello surriscaldato. Ricordatevi, basico, 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 vi fermate, non spegnete il mezzo, attaccate l'aria calda, non il climatizzatore, solo l'aria calda sul vetro e aspettate. Sentirete dopo un po' che la temperatura dell'abitacolo rimarrà bollente, però la stanghetta ritornerà in temperatura. Se staccate l'aria calda, sentirete che le ventole non girano più. E così vi siete salvati il mezzo, vi siete salvati il giro, il viaggio, le vacanze. Ok, ragazzi, spero di esservi tornato utile e ci vediamo alla prossima puntata o di una rubrica oppure di un'avventura. Dai, alla prossima, ciao!